Ricomincia da Erlich il passaggio in orizzontale per Nicolau, larga sinistra, Cernezza che riceve il pallone, prova a chiuderlo il connazionale polacco Zurkowski. Rezza prova ad andare via, va sul fondo, mette in mezzo il pallone che filtra e poi l'autorete da parte di Marchizza. Spezia in vantaggio sul cross di Rezza, il buco difensivo da parte dell'Empoli con il tentativo di intervento sul traversone basso, potente, veloce da parte di Rezza, di un difensore dell'Empoli, di un attaccante dello Spezia, in particolare di Manai. Il pallone che non è stato agganciato da Manai ma che è finito sul petto di Luperto o di Marchizza, dobbiamo ancora identificare bene, e poi da qui alle spalle di un incolpevole Vicario. Autorete, dunque Spezia che trova il vantaggio al Querami, largo verso Zurkowski sulla destra, prova a mettere in mezzo la torrete da parte della Spezia e da parte in particolare di Nicolau, che nel tentativo di anticipare sul cross basso il proprio portiere spedisce alle spalle di Provedel. Dunque pareggia l'Empoli al 27esimo, Spezia 1 Empoli 1, altra autorete di Nicolau, traversone basso dalla destra di Zurkowski all'interno dell'area piccola, provato a intervenire sulla traiettoria del pallone in maniera assolutamente sbilenca Nicolau, ha colpito con la punta il pallone che si è impennato, ha assunto una traiettoria abbastanza strana ed è finito alle spalle di Provedel. Dunque due autoreti segnano il risultato parziale di questa partita, Spezia 1 Empoli 1. Torniamo al Curi di Amiano, arriva il triplice fischio da parte di Maggione, dunque finisce qui la partita, il finale dall'Alberto Picca, Spezia 1 Empoli 1 con due autoreti, quella di Marchizza per il vantaggio dello Spezia e quella di Nicolau per il pareggio dell'Empoli. Un punto che comunque smuove la classifica della formazione ligure, che evidentemente quest'oggi non vedrà la contestazione del pubblico di casa. Flash, minuto e punteggio. Grazie Brughini. Allora ribadiamo il finale dall'Alberto Picco, Spezia 1 Empoli 1. Studio.